does the English word collect and Italian collezionare have the same meaning? La parola inglese collect e la parola italiana collezionare hanno lo stesso significato? Hello everyone, and welcome back to my channel Nisaba. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale Nisaba. Let's begin! Sigla! Cominciamo! Sigla! When you are collecting stamps, you are gathering them for your collection. So, collect and collezionare are similar in the sense of collecting something for a hobby. Quando collezioni francobolli, tu stai raccogliendo francobolli per la tua collezione. Quindi, collect e collezionare sono simili nel senso di collezionare qualcosa per hobby. Unfortunately, they don't always have the same meaning. For example, in English you can say collect money in the sense of getting paid. In Italian we would use instead riscuotere o incassare. Sfortunatamente non hanno sempre lo stesso significato. Esempio, in inglese puoi dire collect money, nel senso di essere pagato. In italiano diremo invece riscuotere o incassare. As a rule of thumb, in Italian never use collezionare for money. Unless you are talking about numismatic. In English, you can also use the verb to collect when you go to a place and bring someone or something away from it. Example, Maria collects the children from school at noon. In Italian, we use andare a prendere, literally to go to take. Come regola generale, in italiano non usiamo mai collezionare in riferimento al denaro, a meno che non si parli di numismatica. In inglese si può usare anche il verbo to collect quando si va in un posto e si porta via qualcuno o qualcosa. Per esempio, Maria collect the children from school at noon. Maria va a prendere i figli da scuola a mezzogiorno. In italiano usiamo andare a prendere, letteralmente to go, to take. If you have any question about it, let me know in the comment below. Se hai qualche domanda al riguardo, fammelo sapere. I have a question for you. Do you collect anything? Ho io una domanda per te. Cosa collezioni? O collezioni qualcosa? Okie dokie, the lesson is over. Please like and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video update. I'll see you in the next video. Bene, la lezione è finita. Ci vediamo. Ciao.